thank <laughs> you Ricordate che vi ho già parlato del primo capitolo della saga di Torrente. Ebbene, voglio esporvi il terzo capitolo. Torrente 3 è il Protector. Allora, se dobbiamo vedere la storia, è ancora incentrata su il poliziotto corrotto Torrente che ha avuto un brutto incidente ed è caduto in disgrazia. Per recuperare il suo onore deve proteggere una donna membro del Parlamento con una sua squadra molto speciale ovviamente storia semplicemente assurda per un gioco assurdo ve lo dico già eh vediamo la grafica beh devo dire che qua stanno usando un motore grafico proprietario completamente nuovo rispetto a quello del primo capitolo e devo dire che insomma potevano sforzarsi di fare un po' meglio perché allora noto che in è ok molto europee ok ci può stare che tutto sommato sono discrete da guardare, ok? Mi aspettavo una miglior cura nei dettagli delle texture, ma non posso pretendere tanto da una PlayStation 2, anche se c'erano giochi che la sfruttavano alla grande, poi, personaggi. Ok, a parte i protagonisti ben ispirati e anche addirittura i personaggi secondari, certo, anche se alcuni sono un po' tutti uguali, ma ho notato che le animazioni rispetto a quelle del primo capitolo, sì, vi giuro, sono peggiorate, sono diventate più rigide, più legnose e questa è una cosa che devo essere sincero, mi dispiace perché cioè siamo al terzo capitolo e non hanno neanche provato a migliorarlo un po' questo gioco di torrente. Boh, diciamo graficamente è un po' così così. Sono Oro, devo dire che abbiamo un doppiaggio in lingua spagnola che sicuramente farà la gioia di chi adora ascoltare frasi un po' razziste e anche addirittura omofobe. Sì, perché vi giuro, il doppiaggio punta tanto su una, su una risata politicamente scorretta, razzismo e anche omofobia. Vi sembra assurdo, ma è così. Poi. Abbiamo effetti sonori in grande quantità, che ok, non hanno niente a che vedere con quelli del capitolo 1 e capitolo 2, ma abbiamo anche musiche di sottofondo, diciamo un pochettino noiosette e un po' ripetitive, nonostante siano un po' troppo spagnole. Ma chi se ne frega, possono piacere o non piacere. Invece, per quanto riguarda la giocabilità Torrente TED e Protector, che cosa sarebbe? Come i precedenti capitoli, un gioco d'azione. Noi guidiamo il nostro protagonista, il poliziotto pelato il torrente, che deve ovviamente. entrare in azione e uccidere tutti gli avversari che gli capiteranno davanti. Come a sondi armi improvvisate che gli capiteranno a tiro, sono soprattutto oggetti. Oppure suon di calci e pugni e armi da fuoco. Ma durante il gioco avremo anche diverse possibilità di andare un po' più in giro, interagire con i personaggi che troveremo, chiedere informazioni e guidare anche dei veicoli. certo hanno espanso molto la giocabilità rispetto al passato, sembra quasi di vedere un clone spagnolo di GTA praticamente. Solo che cos'è che non ha di interessante questo gioco dal mio punto di vista? Beh, ve lo è facilmente detto l'intelligenza artificiale degli avversari mamma mia sono diventati talmente stupidi che mi viene da piangere solo a pensarci io avrei preferito piuttosto che avessero magari sviluppato un po' meglio la trama anche perché la trama sì ok molto divertente parodistica ok ma mi sarei aspettato magari qualcosa di meglio e qui invece hanno puntato troppo sulla presa per il culo troppo facilitata e anche addirittura sulla possibilità di aver creato un gioco che secondo i produttori sembrava divertente. Diciamo, di base l'idea era buona, ma non l'hanno implementato nel modo giusto. Ah, c'è anche una piccola chicca: nel gioco ci saranno anche delle cutscene con attori veri perché, tra l'altro, se non lo sapete, questo gioco Torrente 3 è il Protector. Ci hanno creato un film, int intanto, che non l'ho mai visto. Se volete recuperarlo, questo gioco esiste solo per PS2. video. Great. Another uh, spy grandmother, grandmother collection. thinks someone's jinxster She wants a horseshoe for luck. Well, fuck that ah. Not even a sucum Capito has all this horny aid. and wanting to wiggle his dick around Damn. I didn't even see the fucker. Did't see him. Dad, I need money to pay the horse. Ah, take some money and get yourself a good blowjob.